Dal Palazzo Reale. Da dove? Dal Palazzo Reale. Oh, cosa ti ho scritto, mamma? Non ci tenere sulle spine! Bambina mia, una grande notizia, una grandissima notizia! Siete state invitate al ballo del principe! Sold out sabato 23 e domenica 24 febbraio al Teatro Vaccai di Tolentino per un altro appuntamento di A Teatro con Mamma e Papà, la rassegna ragazzi promossa da Compagnia dell'Arancia e Comune di Tolentino. In scena il musical targato Arancia Verde e Blu, la divisione di Compagnia dell'Arancia che si occupa di teatro per bambini e ragazzi. Sono passati ormai più di 30 anni da quando nel 1988 Saverio Marconi scrisse il suo primo musical tratto dalla favola tradizionale di Charles Perrault, Cenerentola, uno spettacolo che riecheggia gli anni 50, arricchito dal ritmo e dalla spettacolarità della commedia musicale, con protagonisti un Cesare Bocci alle prime esperienze e Alida Mancini. Nel 2005 il Comune di Roma ha insignito Cenerentola dello speciale premio Maria Signorelli per aver ottenuto il maggior gradimento da parte del pubblico di bambini, tra oltre 40 spettacoli andati in scena nella stagione 2003-2004. E nel 2018 la regista Ada Borgiani riporta questi personaggi sulla scena con un nuovo e giovanissimo cast ed è l'occasione giusta per far avvicinare i bambini al teatro attraverso spettacoli di grande qualità, divertenti e al tempo stesso ricchi di valore. Bravissimi sia i giovani attori protagonisti, Alessia Ancillai, Alice Capitolo, Lorenzo Filoni, Chiara Menichelli, Federica Noè e Emma Rei Rieti. Cenerentola, le fate, la matrigna, le sorellastre, il principe sono personaggi cari al nostro cuore. Li abbiamo incontrati nelle nostre fantasie infantili, cercati tra le pagine dei libri e poi rivisti al cinema, attraverso le geniali invenzioni di Walt Disney. Una favola a lieto fine che tra gli applausi farà riflettere i piccoli spettatori. Se alla fine i buoni sono premiati, i cattivi forse saranno perdonati. Ci fa incontrar, che ci fa riunire i nostri cuor. Potrebbe essere magia, oppur bontà, per l'eternità sarà.